Abbiamo rivisto con piacere questa testimonianza di Padre Mauro che ricorda il Vescovo Eugenio Corecco oggi a 20 anni dalla sua morte. Mi piacerebbe con te, Cristina, ricordarlo per un aspetto che, a parte gli addetti ai lavori, poco è conosciuto ed è il suo apporto scientifico. Lui è un canonista ed è stato importante nel diritto canonico. Vorrei provare con te a raccontare un po' al nostro pubblico quanto in fondo quest'uomo, che aveva una capacità di rapporti umani straordinaria, nello stesso tempo era poi un intellettuale anche lì straordinario. Esattamente, un intellettuale che ha dato un grandissimo contributo al diritto canonico, un diritto canonico a cui lui è arrivato anche un po', fra virgolette, per caso, perché dopo la licenza alla Gregoriana e un piccolo periodo di attività pastorale, proprio casualmente è arrivato a Monaco, voleva continuare i suoi studi, è stato indirizzato verso Monaco, a Monaco dove c'era una scuola di diritto canonico particolarmente importante e significativa. Quella diretta dal professor Klaus Mörsdorf, una scuola che indagava in quel momento sui fondamenti del diritto canonico, partendo da una prospettiva diversa rispetto alla scuola più classica, che si era fatto romana, e quella di Pamplona. Certo. Don Libero Gerosa, che è stato molto vicino al vescovo Eugenio, lo sentiamo. Eugenio Corecco a Monaco, dove sei stato sì. Anche tu, un piccolo ricordo in fondo di quegli anni. Presso quelle suore hanno abitato assieme, facendo anche un po' di vita comune, quattro dei più grandi canonisti del secolo scorso, a cavallo fra i 60 e sì, 70. 60-70, sì. Ecco, sì. No, come mai tutte e quattro si sono accorti della assoluta genialità del loro maestro Klaus Mörsdorf? Evidentemente lui era un puro accademico, non era come Eugenio anche pastore eccetera così, ma lui ha avuto un'intuizione assolutamente geniale nel spiegare il fondamento del diritto canonico, facendosi capire sia dai cristiani che dai non cristiani. Cioè ha scelto due elementi che sono oggi diffusissimi: la parola e il segno, cioè alla base di tutti, anche di tutti i nuovi grandi mezzi di comunicazione sociale, no? Si lavora con dei segni, icona, no? O anche con la parola. E questo genio di Klaus Mörsdorf ha detto: attraverso la parola e attraverso il segno, in tutte le culture umane si sono sempre prodotte relazioni giuridiche. Poi dobbiamo pensare che Eugenio ha avuto l'ardire, è stato il primo canonista nella storia a osare a mettere in questione la definizione di legge data da San Tommaso d'Aquino. Io mi ricordo che la Frankfurter Allgemeine, uno dei giornali principali della Germania, quando lui aveva fatto questo intervento al congresso di Pamplona, ha intitolato la seconda pagina del giornale, in titoli cubitali, dicendo che ce n'è arrivato uno che ha rovesciato, no, dalla testa ai piedi il diritto canonico, no? Von dem Kopf auf den Fuß gestellt. Ecco, già il fatto che una Frankfurter Allgemeine si interessa della cosa così strettamente per addetti ai lavori e poi faccia commenti di questo tipo la dice lunga. Lui semplicemente ha detto: per San Tommaso, per tutte le leggi, l'elemento fondamentale è la ragione. Una legge che non è razionale non è legge. Eugenio ha detto: sì, è vero, ma se la legge è per la Chiesa, ci deve essere anche la coniugazione della ragione con la fede. No, perché altrimenti la legge della Chiesa non si distingue dalla legge dello Stato. E nella legge della Chiesa vale innanzitutto la legge della grazia, dell'amore, del perdono. Ecco, certo. Questo è stato la grande novità che lui ha introdotto ancora prima della promulgazione del nuovo codice e che ha dato l'avvio a questo rinnovamento del metodo di lavoro della scienza canonica, che è stato fatto proprio da Giovanni Paolo II, ampliandolo con la sua grande cultura antropologica, con la sua mistica, con la sua capacità di vedere oltre le apparenze. Io oserei dire che poi Eugenio ha superato il maestro, no? E d'altra parte
quello che lui ha fatto è ancora molto da scoprire e da approfondire. Il nostro vescovo Eugenio sembra che abbia rovesciato il diritto canonico e quello che si era pensato prima. Ha osato. Ma ha osato perché la scuola di Mersdorf, che era la scuola da cui lui proveniva, gli aveva già fornito una notevole base per poter osare, perché appunto a Monaco si studiava la fondazione teologica del diritto canonico. Dunque, collocare il diritto canonico, dare al diritto canonico un'anima, questa anima era quella della teologia. Da qui appunto l'approfondimento successivo che Eugenio ha fatto attraverso una serie di scritti e che lo ha portato appunto a Pamplona a uscire con questa espressione, con queste affermazioni rivoluzionarie, no? Quello che è interessante è che poi questo lavoro comunque è proseguito dopo Pamplona ed è diventato un lavoro successivo che poi è stato accolto e recepito non soltanto a livello della canonistica mondiale, ma poi anche nel nuovo codice di diritto canonico promulgato nel 1983 da Giovanni Paolo II. Corecco e altri canonisti reagirono alla prima stesura che venne appunto inviata in fase appunto di verifica, di studio, proprio perché si volevano consultare degli esperti, reagì e scrisse le sue osservazioni a Roma, e fu così che Giovanni Paolo II lo chiamò poi a lavorare in una commissione stretta di esperti e lì conobbe strettamente Giovanni Paolo II, poté discorrere con lui e molte, diciamo, delle questioni che Corecco sollevò vennero poi integrate e accolte nel nuovo codice di diritto canonico. Diciamo che un elemento molto importante in tutto questo discorso e che non va mai tralasciato, perché Corecco stesso ne ha dato testimonianza e anche i suoi amici che con lui poi negli anni hanno lavorato, quale il cardinale Angelo Scola, è che questa visione teologica che vuole in fondo che le strutture della Chiesa, perché il diritto canonico si occupa in fondo di regolare le strutture della Chiesa, il rapporto tra i fedeli, la gerarchia ecclesiale, eccetera, le strutture della Chiesa non possono essere regolate esclusivamente fondandosi su leggi che hanno la loro origine, il loro fondamento nel diritto civile, nel diritto positivo, ma su un altro principio, o diciamo insieme a un altro principio, esattamente questo, insieme a un altro principio. Qual è questo principio? Il principio in cui vive e si muove la Chiesa, la comunione. La Chiesa è un mistero di comunione. Ho chiesto proprio a proposito della comunio a Don Libero Gerosa, lo ascoltiamo. Diciamo che comunque la parola comunione è una parola chiave dell'insegnamento di Eugenio Corecco, ma lo è perché è la parola chiave anche della sua vita. Oggi c'è un po' un'inflazione, no? Di la Chiesa come comunione, la Chiesa come comunità, quasi che questo saltasse la libertà della persona. Tu che hai conosciuto profondamente da vicino Eugenio, sapevi che, certo, ti invogliava sempre a vivere una profonda amicizia, una profonda compagnia e comunità, ma sollecitando la tua libertà, anzi valorizzandola fino in fondo. Era l'unico che io avevo visto che, no, io voglio che il tizio venga e stia qui con noi perché la pensa diversamente da noi. I grandi educatori, come Monsignor Luigi Susani, come Monsignor Eugenio Corecco, hanno sempre invitato il giovane, il ragazzo, la ragazza, a sbattere il naso contro la realtà e a partire da questo incontro-scontro con la realtà, tirar fuori il giudizio di fede grazie alla compagnia con fratelli e sorelle che hanno fatto un cammino più grande nella fede. Evidentemente questo l'ha portato poi a dire in termini molto precisi, anche formalmente precisi, che la comunione è, adesso devo usare una parola difficile, l'oggetto formale della scienza canonica. Cioè è lì che il diritto canonico come scienza deve piegarsi, cioè capire che cos'è che fa nascere questa realtà che noi chiamiamo comunione, che non è semplicemente frutto di un fenomeno biologico,
ma è frutto della grazia e della fede, e da lì si arriva ancora alla definizione di legge del diritto canonico. L'esperienza di comunione in Monsignor Corecco fondamentalmente è stata l'esperienza del movimento di comunione e liberazione che ha incontrato alla fine circa degli anni 60, inizio anni 70, incontrando Don Giussani. Proprio qui visse, colse quanto la Chiesa come mistero di comunione fosse qualcosa di molto tangibile e concreto. Questa esperienza pratica, esperienza concreta, esperienza di vita, di amicizia, chiamiamola così, incontrò gli studi che lui aveva fatto con Mörsdorf e stava facendo con Mörsdorf, ecco. Che appunto fondava la teologia del diritto sulla parola del sacramento, che sono i due elementi in fondo che alimentano e danno vita alla comunità cristiana. Quindi tutto questo contribuì a far sì che Corecco progressivamente approfondisse questa fondazione del diritto proprio nell'ordine della categoria della communio, no? Sì. Questa comunione. Dunque, fondamentale in lui non furono solo gli studi, ma gli studi e l'esperienza di vita. E questo è tipico, se vogliamo, dei grandi nella storia della Chiesa, perché i padri della Chiesa che hanno fatto progredire la teologia cattolica non sono mai soltanto stati uomini di studio, ma sempre uomini che hanno messo in fondo il loro studio alla prova e all'incontro della realtà concreta, della realtà della comunità cristiana con cui vivevano o della comunità cristiana con cui vivevano che stava in rapporto al mondo. Quindi lui si è in fondo inserito come un po' tutti gli uomini aperti al mistero di Dio, che fanno teologia aprendosi al mistero di Dio dentro la Chiesa, no? Si è inserito in questa scuola, in questa tradizione, in questo cammino, no? E così ha potuto dare il suo contributo al diritto canonico. Stavo pensando, visto che siamo proprio sotto questo tabellone che riporta un'affermazione di Corecco che ha cambiato completamente il lavoro di Caritas Ticino, proprio il metodo di lavoro e di intervento, no? E che noi abbiamo ritenuto assolutamente geniale, perché vuol dire spostare completamente l'attenzione dal bisogno alle risorse, cioè la persona, come lui diceva, è molto più del suo bisogno e quindi non può essere definita da una mancanza. Ecco, mi diceva, in fondo questa persona di Airolo, quindi un uomo di montagna, che scende dalla montagna e ha delle intuizioni così incredibili, per cui sul diritto canonico rovescia tutto, e in fondo nel nostro piccolo, su una linea di intervento sociale di fronte a tutte le sfide del welfare, questo personaggio riesce a dire: no, non è così che dovete procedere, è in un altro modo, no? È incredibile. Ma è incredibile, ma è in effetti una caratteristica, un tratto degli uomini di Dio. Vediamo poi bene che questo discorso che stiamo facendo noi magari lo collochiamo nel passato, ma ad esempio sulla questione appunto di nuovo del diritto canonico, quello che Corecco ha studiato sulla sinodalità, messo a tema sulla sinodalità, sulla collegialità nella Chiesa, in un certo senso gli studi di Corecco sono stati certamente importanti per l'epoca, hanno avuto una ricezione significativa nel codice di diritto canonico. Oggi se ne vede anche l'aspetto molto pratico in questa nuova fase della Chiesa Cattolica, dove la Chiesa Cattolica veramente sta concretamente sperimentando la collegialità.